In che modo l'industria di settore nei differenti paesi sta affrontando le sfide del gaming? Vi è compatibilità tra i sistemi regolamentari dei singoli paesi e il diritto comunitario? Sono alcuni degli argomenti trattati al convegno iGaming in Europe, The Business Model for the Next Future, che si tiene oggi a Roma. Luca Barbareschi, deputato di Futuro e Libertà, ha proposto in un'interrogazione di reperire i fondi necessari all'incentivo dei beni culturali dai giochi. In un'intervista rilasciata a Gioco e Giochi afferma: «Mi sono chiesto se non fosse possibile ricavare un incentivo con un tale margine di guadagno nelle attività che concernono il gioco». Per la prima volta in Sicilia le due facce del mondo del gioco si presenteranno ai visitatori in un unico grande evento, al Game Pride in programma a Belpasso Catania da domani fino al 28 novembre. Si parlerà di gioco come adrenalina, divertimento e competizione. L'evento è stato presentato ieri. La truffa arriva per posta, è accaduto a Teramo, dove tre persone sono state letteralmente raggirate da una falsa lotteria. Alla fantomatica lotteria di Malta non avevano mai partecipato, ma il premio di 25.000 euro che gli era stato annunciato via posta faceva gola.